della riforma, che cosa pensiamo? Siamo preoccupati, non lo sappiamo. Estremamente preoccupati perché le linee guida ancora non sono molto chiare, anche sull'organizzazione della scuola, sull'organizzazione proprio della presidenza, della vicepresidenza. È un inizio di anno faticoso, anche sull'organico potenziato non riusciamo ancora ad avere un dettaglio, chiarimenti su quella che sarà la loro funzione, il loro impiego reale, quanto potranno contare appunto loro stessi, con loro docenti messi in un incarico che sia veramente corrispondente alla loro funzione di docente, che cosa toccherà a noi come insegnanti ormai di ruolo da diversi anni, che tutti meno giovani, da tanti anni, che cosa comporterà questo. Onestamente c'è abbastanza incertezza che ci preoccupa. Alcuni aspetti della riforma sicuramente possono essere interessanti, altri sono insomma onestamente preoccupanti proprio per la nostra funzione di docenti. Una cosa su cui continuamente di cui ci lamentiamo è la formazione delle classi sempre più numerosa. Questo a prescindere dalla riforma, ma è un problema serio che va affrontato, che non viene compreso adeguatamente da tutti. Si parla chiaramente di una buona scuola così a grandi linee, poi di fatto fare la buona scuola con 30-32 persone nelle prime, nelle quinte addirittura o nelle quarte è veramente difficile, perché poi la didattica personalizzata, l'intervento sul singolo, sui vari problemi che oggi nella scuola sono sempre più concreti, come i DSA, i BES, le disabilità, insomma i alunni diversamente abili che integriamo con grande rispetto, con veramente anche con impegno di formazione e di didattica, ma che con numeri così alti non possiamo veramente corrispondere come vorremmo. Questo è un problema che va assolutamente segnalato e sul quale bisogna intervenire, perché formare classi di 30-32 persone è inconcepibile. Spazio gli studenti, come la scuola. È anche giusto che la scuola diventi un luogo sacro dove si basa soltanto sull'informazione e sullo studiare, però è anche vero che a scuola uno si forma il suo pensiero, e ormai è bloccata anche questa cosa. Poi per i professori, capirai, è successo il marasma. In che senso è successo il marasma? Nel senso che, allora, con la legge buona scuola, se non erro, i professori hanno lo scatto di anzianità, ci sta, vero? Il mantenimento, siamo riusciti a mantenere sì questa cosa. Io sapevo addirittura che volevano rivolgere lo scatto sì, di anzianità. Sì, infatti. Quindi diciamo che la legge per la scuola ha creato un po' di problematiche. Anche se lo stipendio rimane inadeguato. Sì, quello è la nota dolentissima. per cui sempre da anni continuiamo a chiedere insomma adeguamenti contrattuali, tra l'altro il contratto non so da quanti decenni, un decennio quasi, è fermo, perché insomma da quel lato lì la situazione è tragica. Come si prospetta quest'anno dal punto di vista degli studenti? Già state... No, non siamo ancora in fervore, adesso c'è l'UPS che è la... Sì, l'UPS, perché... Vabbè, è fondamentalmente la... Si chiama? Non ricordo, mi sembra l'UPS, che è la linea degli studenti, da tutte le scuole, e adesso dovranno riniziare, poi con la consulta ancora non si sa niente, perché è verso dicembre, gennaio. Poi già l'anno scorso sono state ritardate le lezioni, e quest'anno suppongo verranno ritardate ancora di più. Non abbiamo più diritto di voto in consiglio d'istituto. Quindi fondamentalmente gli studenti sono... Questo è anche legato alla riforma di Renzi? Certo, assolutamente, è totalmente legato alla riforma di Renzi. Ho capito. Grazie.